Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo che vuole parlare di un comune a noi caro, un comune amico, un comune che tiene alto il nome e l'onore e la dignità della provincia ionica, mi riferisco al comune di Crispiano. Allora parleremo di turismo, parleremo delle iniziative che si stanno tenendo e si sono tenute, si stanno tenendo e si terranno a Crispiano e che poi magari ci porteranno appunto alle festività natalizie, ma vogliamo far vedere come il comune di Crispiano sta crescendo e soprattutto, lo ripeto, sta facendo crescere la provincia ionica. Andiamo subito a salutare i nostri ospiti, a partire dal padrone di casa di Crispiano, il dottor Egidio Ippolito, che è appunto il sindaco, il primo cittadino. Buonasera, sindaco. E Antonella Miccoli, consigliere comunale di Crispiano, delegata alla cultura, al commercio e allo spettacolo. Buonasera. Parlavamo, dicevo, di turismo e non poteva non esserci Anna De Marco, che è la guida turistica ufficiale del comune di Crispiano. Intanto dobbiamo ringraziare la struttura, l'esercizio, l'attività commerciale che ci sta ospitando qui a Crispiano, Forum di Angelo Marzia, Crispiano, Corso Umberto 235E. Vendita ed assistenza caldaie a gas, climatizzatori. Beh, è tempo dei controlli appunto relativi alle caldaie e allora per i controlli alle caldaie per Taranto e provincia affidatevi all'esperienza di Forum, da oltre 20 anni il migliore amico delle caldaie. Con Forum scoprirai il vantaggio di portare un amico. Oltretutto teniamo presente che i controlli alle caldaie sono obbligatori e sono previsti normativamente. Infatti, ai sensi della legge, i responsabili degli impianti termici hanno tempo dal 15 ottobre di quest'anno al 30 aprile del 2017 per provvedere appunto ai controlli previsti dalla legge. Superate queste date, questo termine, correranno il rischio appunto di essere multati. Grazie allora a Forum di Angelo Marzia che ha contribuito alla realizzazione di questa puntata proprio nell'ottica della promozione e della crescita del territorio. Lo ripeto, cresce Crispiano, cresce la provincia ionica, cresciamo noi tutti. E allora partiamo subito dal sindaco Egidio Ippolito, un comune, quello di Crispiano, in fermento. Non in fermento politico, ma in fermento operativo. È un cantiere aperto e in ogni iniziativa c'è quella finalità, quell'obiettivo appunto che è lo sviluppo turistico. Ho appuntato vari argomenti, ma partirei da innanzitutto una iniziativa legata proprio alla vivibilità di Crispiano, mi riferisco alla rigenerazione urbana. Crispiano rappresenta il primo centro storico rupestre di Puglia. È un biglietto da visita fantastico. Buonasera. Perché parlare del centro storico rupestre? Diciamocela tutta, questa è una vera sfida per questa comunità. Una comunità che, a differenza delle altre realtà dove ci sono le gravine, noi la gravina la viviamo, un po' come Matera per intenderci, e allora sono troppi anni, all'epoca non ero amministratore, ero un semplice presidente di Prologo, nel 1985 iniziammo questa avventura nelle grotte del Vallone per recuperare quello che è stato sempre un luogo fatiscente del paese, per renderlo fisicamente anche una bella opportunità da farsi guardare come una bella donna. Allora iniziamo questo recupero e l'idea geniale che all'epoca venne al sottoscritto, ma solo perché in quel momento c'ero io, insieme a un altro gruppo di persone, pensammo di fare il primo presepe con forma statica per dare valore anche a quella che è stata poi la storia di Crispiano. Di là è iniziato tutto e
dopo 31 anni le grotte sono state valorizzate al massimo e difatti oggi le grotte del Vallone diventano un'opportunità per questa comunità. E così come è accaduto anche a Matera, dove 20 anni fa era ancora la vergogna dell'Italia, oggi invece diventa la capitale europea del 2019, avendo sfruttato un paesaggio rupestre come quello di Crispiano, solo che loro sono una capitale del 2019 con certificazione ufficiale. Oggi noi invece proviamo a fare lo stesso esperimento e con una forza, un'energia straordinaria abbiamo chiesto un bando importante che abbiamo captato a livello regionale e siamo oggi fruitori di un contributo di 1 milione di euro per valorizzare le grotte del Vallone. Una bella possibilità per noi perché ci dà la possibilità di far vivere alla gente di Crispiano in primis e poi anche i turisti che verranno e ritorneranno nelle grotte del Vallone a vedere un centro rupestre, un centro storico fatto di grotte, di rupe, per la prima volta nella nostra provincia. Questa è una bella... Io, Sindaco, amo girare molto l'Italia e una pecca che ho avuto o che riscontro e che io ho sempre detto, ma peccato, no? Che a Taranto e provincia non si sanno valorizzare le risorse che abbiamo. Questa mia precisazione non vale certamente per Crispiano, perché state dimostrando, non lo dico per piaggeria, una mentalità europea, perché valorizzare il proprio territorio e valorizzarlo non a livello di sagra, ci sta anche la sagra ed è bella, ma in una proiezione come dire programmata, studiata, finalizzata, che mette Crispiano e la provincia ionica in un circuito europeo, beh, non è una cosa, è una cosa un po' insolita e pertanto davvero encomiabile per la Puglia e per il nostro sud. Dottor Abbate, io penso che prima citava la politica, c'è la politica di partito e c'è la politica del territorio. Noi siamo per la politica del territorio e difatti il fatto di credere anche nelle cose che hai e metterci l'amore, l'abnegazione e tutta la passione perché un territorio possa emergere, basta avere la volontà, un po' di forza e certamente capire verso quale direzione andare e i risultati arrivano. Io credo che in questa provincia bellissima, perché durante la trasmissione avremo modo anche di parlare, è mancato un po' l'amore per la terra proprio nel lato più fisico possibile, perché le potenzialità la terra ce l'ha, se poi non ci sono gli uomini che la valorizzano facciamo una guerra e perdiamo la battaglia. Certo. E allora andiamo da Antonella Miccoli, consigliere comunale, delegato alla cultura, al commercio e allo spettacolo. Tutte queste iniziative che si fanno hanno chiaramente una matrice, parlo anche di iniziative non solo culturali ma anche a livello di spettacoli, hanno, dicevo, certamente una, parlando di iniziative culturali, una matrice importante, una base che è la cultura, ma questa cultura poi permette la crescita del territorio e permette una ricaduta economica per ovviamente le attività esistenti in loco. E allora vogliamo subito smentire una falsa considerazione che spesso si fa. Sì, c'è la crisi, c'è la disoccupazione, ma sapete, i comuni poco o nulla possono fare. Falso. I comuni nell'ambito delle proprie possibilità possono certamente, è ovvio che non stiamo parlando del governo che prende certe decisioni pesanti, però comunque una boccata d'ossigeno per la sofferente economia locale, questa boccata d'ossigeno la si può dare. Sì, in effetti. Ecco, parliamo di queste iniziative relative al commercio che lei come consigliere preposta sta ponendo in essere. Ha detto benissimo, certamente i comuni non hanno molte possibilità economiche, ma bisogna avere quella forza da amministratore di coinvolgere anche le attività commerciali
proprio in questo momento di sofferenza bisogna dare il massimo. Il massimo lo si dà collaborando. Noi infatti proprio la settimana scorsa abbiamo voluto dare un seminario di formazione ai nostri commercianti all'interno del comune. Abbiamo fatto 3 ore di seminario, quindi proprio per delle lezioni di marketing. Anche questo è cultura, anche questo è un modo di far crescere le attività e raggiungere poi gli obiettivi. Questi obiettivi certamente hanno un seguito, e cioè anche quello, come le diceva prima, di convogliare tutto poi nello spettacolo in questo caso. Tant'è che non le nascondo che proprio stasera abbiamo appena chiuso un incontro con le associazioni, perché è fondamentale che nell'ambito di un paese ci sia anche la collaborazione tra commercianti, associazioni e amministrazione. E devo dire che è venuto fuori un calendario abbastanza interessante che Crispiano offrirà alla propria cittadinanza e a chi vorrà venire. Magari, ecco, ci dia qualche piccolo anticipato, sto dicendo un antipasto. Pensavo anche alle specialità, no? Sì. Infatti, alla gastronomia locale, quindi. Sì, infatti non potranno mancare proprio queste iniziative enogastronomiche accompagnate, come le dicevo, con una bella presentazione, insomma, dei nostri prodotti tipici del nostro territorio, e in più ci sarà una mostra di presepi realizzati artigianalmente. Io vi dico una cosa. Siccome io ho stima, ci conosciamo da un decennio circa, forse anche di più col sindaco, e siccome Crispiano è un comune che merita, io voglio fare un piccolo regalo tra virgolette a Crispiano, e facendolo a Crispiano lo facciamo a noi stessi, alla provincia. Io, come sapete, quando vado a Torino a trovare la mia Juventus, partecipo alle trasmissioni come opinionista di Top Planet. Ma al di là di questa battuta, lì cerco anche, proprio come presenza, di portare lì a Torino, un'emittente vista in tutta Italia, delle piccole caratteristiche di ogni delle nostre città, della nostra Puglia. Ecco, se ci organizziamo, qualche cosa di Crispiano io voglio portarla, un simbolo, qualcosa, perché in questo modo una realtà, certo, nazionale come Top Planet lo vedono, è vista da milioni e milioni di telespettatori. Allora diamo questa vetrina, no? Dei nostri prodotti nazionale, prodotti, ma anche tradizioni, manufatti, certo, magari manufatti. Possiamo mostrare i pomodori però dico i pomodori giallorossi. Di mangiarsi se li mangiano in separata sede, però. E allora, dicevo, qualche piccola anticipazione. Come le stavo appunto dicendo, stiamo in effetti organizzando per la prima settimana di dicembre. Stiamo ancora definendo le date, però ecco, sicuramente sarà per la vigilia dell'Immacolata, questa piccola sagra, ma più che altro io la chiamerei una degustazione, come vi dicevo, è collaborazione di tutte le associazioni con le attività commerciali. E ci sarà anche questa bellissima esposizione di presepi fatti a mano, tutti a livello artigianale, dove sicuramente anche il nostro sindaco so che sta realizzando qualcosa, perché è la sua passione. E poi ecco il discorso, come lei sa, io essendo anche una delegata, sono la delegata alla cultura, tant'è che ho cambiato il nome. Normalmente, insomma, si dà sempre un come posso dire, si parla sempre di programma culturale. Io ho voluto invece creare un contenitore, tant'è che il mio programma culturale, che andrà è già partito da novembre, lo completeremo ad aprile, si chiama L'infinito artistico, perché nell'ambito di queste serate che noi andremo a organizzare, appunto, stiamo convogliando l'arte, che sia fotografica, pittorica, letteraria,
ma anche le nostre belle masserie. Quindi stiamo cercando di realizzare degli eventi anche nell'ambito di masserie molto importanti che abbiamo qui sul territorio. Ok, e allora passiamo ad Anna De Marco, guida turistica ufficiale del comune di Crispiano. Beh, c'è una parola magica, che è un acronimo, EDEN, che sta per European Destination of Excellence, destinazione europea di eccellenza. Poi vedremo tra un po', manderemo anche un video, e un video appunto che fa vedere come a livello europeo Crispiano c'è, Crispiano esiste. Dicevo, questa svolta europea che Crispiano sta ricevendo. Sì, direi assolutamente interessante, una novità, Crispiano è in Europa, perché siamo una destinazione europea di eccellenza, è in Europa sul sito europeo perché abbiamo realizzato uno spot bellissimo sul nostro territorio della durata di solamente 2 minuti e mezzo, l'abbiamo realizzato in lingua inglese con la didascalia poi in italiano. Uno sport che ci rappresenta direi molto molto bene e che poi è piaciuto, che già gira, io credo che abbia fatto un po' il giro del mondo perché è stato condiviso e veramente diciamo, noi lo manderemo in onda, okay. Ma diciamo per gli amici da casa dove troviamo questo spot? Sicuramente sul sito del comune, basta andare su galleria, ma anche su YouTube Crispiano Turismo viene fuori vuol dire lo spot. Naturalmente poi per quanto riguarda il discorso del turismo siamo sempre impegnati con i nostri itinerari turistici che sono non certamente una novità per noi, però li abbiamo arricchiti, li abbiamo potenziati, abbiamo delle eccellenze vere e proprie qui a Crispiano per quanto riguarda le masserie. Alcune masserie hanno aperto le loro porte ai turisti. Quindi il nostro tour attraverso le masserie è abbastanza unico perché nel tour non si corre il rischio di vedere sempre la stessa cosa, quindi ogni masseria ha una caratteristica diversa. Poi ritornando all'Europa, ma questo penso che di questo parlerà il sindaco perché ogni anno poi si svolge una eccellenza, ospita tutte le eccellenze europee, quest'anno è stato a Malta. E credo che di questo poi ci parlerà il sindaco, di questa esperienza straordinaria. E allora, io direi di fare così. Intanto ringraziamo ancora una volta, ce ne stiamo per andare in pubblicità, ma prima della pubblicità dobbiamo vedere questo spot. Quindi lo manderemo in onda. Abbiamo dato anche la dritta per trovarlo su YouTube, l'indicazione Crispiano YouTube, su YouTube Crispiano Turismo. E anzi invito a condividerlo, perché condividendolo noi facciamo crescere noi stessi, il territorio e noi stessi. Intanto devo ringraziare Forum di Angelo Marzia, Corso Umberto 235E a Crispiano, vendita ed assistenza caldaie a gas, climatizzatori per i controlli relativi appunto alle caldaie, Taranto e provincia, per Taranto e provincia Forum è davvero appunto il migliore amico delle caldaie. Ora gustiamoci per così dire questo spot e al termine pubblicità. A tra poco. Crispiano, a fascinating journey into the heart of the Taranto Murgia Hills, where history, art, culture and nature merge and give life to a unique landscape. For kilometer after kilometer, the beautiful Mediterranean hills and plains covered by majestic centuries-old olive trees are dotted with masserie, built between the 15th and the 19th centuries. The architectural style can change from small rural houses
to large imposing farms with closed courtyards and defensive walls. Thanks to the Academy of Tufa, located in the natural setting of the Valley Caves, a network of cave dwellings dating back to the 12th, 13th century, many young people are enthusiastically embracing this age-old and rejuvenated craft. Crispiano, a fascinating journey through treasures, fragrances and flavors in an ancient land kissed by the sun. Bene, rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo. Ci stiamo occupando del comune di Crispiano, delle iniziative turistiche, della crescita turistica e di tutte quelle attività che poi ci porteranno al Natale come epicentro, oso dire, di tradizioni, appunto di cultura, di gastronomia, di quella che è Crispiano, l'essenza, la storia, le tradizioni in una sola parola. Ma ritorniamo a parlare di turismo e di territorio con il sindaco, il dottor Egidio Ippolito. Tantissime realtà belle da sfruttare, quelle risorse naturali che Madre Natura ci ha saputo dare. Penso al Parco delle Gravine, però qui, come dire, la nota dolens. Parco delle Gravine gestito dalla provincia con risultati scarsi di abbandono. E allora un bene così prezioso non si può tenere così abbandonato. Di qui l'idea in Fieri, in costruzione, in evoluzione, di dar vita magari, parlavamo prima, sindaco, di un consorzio che potrebbe finalmente dare la dignità che il Parco delle Gravine merita. Ecco, parliamo di questi progetti per il Parco delle Gravine. È una bella possibilità parlare di questo territorio, perché diciamocela tutta come facciamo sempre, questo è un territorio che ha vissuto sempre di piccoli campanili. I campanili ormai con l'epoca che viviamo non servono più a nessuno. Per fortuna che il governo, anche nelle scelte che andiamo a fare sul territorio, sta imponendo a fare sistema. Sistema significa interloquire comunque con territori magari diversi, anche morfologicamente, geograficamente. Però finalmente qualcuno ha pensato di mettere insieme più comunità per arrivare a un unico obiettivo. Il MIBACT di recente ha imposto anche a mettere insieme 150.000 abitanti per poter attingere a risorse importanti comunitarie. Devo dire, anche se, e io lo dico più volte magari sbagliando, io conosco anche sindaci un po' ottusi, ecco, siamo il termine più elegante, insomma, dove pensa solamente al proprio orticello e curare le proprie verdure, no? Senza guardare invece a fianco che c'è un giardino magari che potrebbe dare sicuramente un contributo anche a livello di idee a quello che gli sta a fianco. E pertanto questa è stata un po' la causa per la quale tanti sindaci hanno bloccato anche il modo di interloquire con altre parti del territorio. Le cose stanno cambiando per fortuna. E lei, dottor Abate, parlava anche del Parco delle Gravine. È uno degli argomenti più inquietanti anche di questa terra, dove con un decreto, anzi una legge regionale nel 1366 del 2007,
ripartiva un po' il territorio, imponendo a certe volte anche delle scelte capestre, a cui faceva capo anche la provincia. Il Parco Terre delle Gravine, ridisegnando un po' i confini di questa provincia, la provincia occidentale, quella che va da Grottaglie fino a Ginosa, e per certi versi portando negatività anche sul territorio, perché in buona sostanza cosa è successo con il Parco delle Gravine? Hanno vincolato questo territorio, non poteva fare più nulla, pertanto gli agricoltori in primis, i canciatori subito a ruota, hanno visto un sacco di divieti sulla propria terra, una cosa eclatante, una cosa che sicuramente non ha fatto bene a nessuno, dove il Parco delle Gravine, che nasceva per tutelare questi anfratti nel terreno, diventava un problema per tutta la comunità. E cosa è successo nel frattempo? Che un organo, uno strumento, un ente nato nella pancia della provincia, poi non ha provocato nessun risultato. È una cosa brutta che sto dicendo, però è la realtà, perché in effetti abbiamo sentito solamente le cose negative di questa, di questa opportunità che la regione pensava di dare, creando anche questa area con dei confini ben precisi che appunto andavano da Ginosa sino a Grottaglie, e c'era anche una parte che comprendeva anche Villa Castelli in provincia di Brindisi. La cosa non ha funzionato da quell'epoca, noi abbiamo perso troppi anni, troppi. Allora qual è stata l'idea? Quella di convocare la regione per dire: scusate, ma possiamo andare verso un'altra direzione? E gli stessi comuni hanno reclamato una giusta ambizione, quella di invece di consorziarsi tra di loro perché hanno più interessi, e non un ente sovracomunale che gestiva tutto questo. E allora l'idea qual è, dottor Abate? Quella che insieme alla stessa regione fare un consorzio dei 14 comuni che sono parte di quest'area del Parco della Terra e delle Gravine, per poter rendere giustizia a questa popolazione, perché molti agricoltori all'epoca lamentavano il fatto di non essere all'interno del parco, meglio reclamavano una assenza loro all'interno del parco per non avere tutti questi vincoli, che così in maniera molto sommaria l'ente a posto. E allora ci sono stato un sacco di lamentele giustificate, ma senza avere mai una risposta, ma senza avere mai una soluzione. E di questi giorni l'idea, ci siamo incontrati con la Cucuruto, l'assessore regionale, dove c'è un'inversione di tendenza. Questa provincia di Taranto, questa provincia, slegata dalla provincia di Taranto, intesa come area Parco Terre delle Gravine, si sgancia dalla provincia, che era l'ente che poi gestiva questo fantomatico strumento che doveva essere un beneficio per tutti quanti. Dalla negatività noi vorremmo che diventasse un'opportunità per il territorio. In quale termini? Valorizzando le nostre terre. E allora ha un senso se tanti sindaci si mettono insieme, avere una location nella provincia. Io, dottor Abate, lo devo dire questo, io amo Taranto perché è una bellissima città, ma non mi piace come si muove, anzi come non si muove. Io sindaco, prima o poi vorrei fare, con tutto il rispetto e l'amicizia per i crispianesi, farò uno scippo ai crispianesi. Eh sì, mi prenderò il sindaco Ippolito e lo porterò a Taranto. Lui meriterebbe di fare il sindaco. Taranto si capovolgerebbe dalla notte al giorno, perché, signori cari, ora qui non me ne frega niente della politica. Non mi interessa bianchi, rossi, verdi, grillini, non grillini, non mi interessa. Però scusatemi, ma è possibile che dobbiamo avere un territorio che sprofonda sempre più? E sprofondando Taranto, purtroppo, inevitabilmente, in questo baratro rischia di essere trascinata anche la provincia. Meno male che ci sono delle realtà come Crispiano, che con le unghie e con i denti fanno tanto per promuovere il territorio. Ma attenzione, quando sprofonda Taranto, nel baratro finiscono anche gli altri comuni. Evitiamo, allora voi sindaci, lei come sindaco, cerchiamo di stimolare questa città che... Io non so più che cosa dire, non lo dico con rammarico, in questi giorni non si capisce, io non ci sto capendo più niente, eppure credo di essere un addetto ai lavori, giunte che vengono azzerate, non si sa se il sindaco si dimette, ma non è una questione personale, dico affrontiamo i problemi di Taranto, diamo stabilità a Taranto, altrimenti l'immagine di Taranto sembra un'immagine traballante, sembra di vivere col terremoto, no? Che dice oggi ci siamo e domani non ci siamo.
Dottor Abate, io felicissimo delle sue dichiarazioni, per la quale mi faccio una risata, ma non per denigrare, no, assolutamente. Io perché pianto, come si dice a tardi, una chiangiuta, perché non ne possiamo più. Mi rendo conto anche della difficoltà che la città vive, come tutte le realtà. Certamente meriterebbe molto di più Taranto, mi fermo qui. Comunque voglio... Ma immaginate Taranto con Egidio Ippolito sindaco? Ma immaginate il turismo, proprio la città vecchia, chissà. Dottor Abate, pensiamo noi invece al Parco della Gravina, per la quale siamo qui a parlare. Voglio confermare, nonostante le difficoltà che Taranto ha, certamente si porta anche Tarantini, però c'è una provincia che è molto viva invece, viva perché ha la necessità di riscattare, perché vi dico solamente sulla questione dei prodotti, per la quale abbiamo già parlato con la Cucuruto. Oggi quando si parla dei prodotti caseari, perché dare l'idea di un parco, già il fatto di un parco significa fuori dall'ambientalizzazione, insomma, stiamo parlando di una cosa diversamente, veramente diversa dall'acciaio, dalla grande industria. Pertanto già il parco ti dà l'idea di tutto questo verde, dove all'interno ci sono tante aziende che lavorano. È il prodotto della provincia di Taranto, non è il prodotto di Taranto come città. Pertanto se oggi si vuole commercializzare anche i prodotti caseari, che sono fortemente rappresentativi di questa realtà, non è Taranto intesa come la città dell'Ilva, è un parco straordinario dove ci sono estensioni straordinarie di boschi, di verde, di campagne, di gravine. Questa è la vera provincia di Taranto e noi la vogliamo far riscattare attraverso il Parco della Gravina, ma gestito però all'interno della provincia e non dalla città. Perfetto. Passiamo ad Antonella Miccoli, consigliere comunale di Crispiano, delegato appunto alla cultura, al commercio e allo spettacolo. E allora, vogliamo dire qualcos'altro su qualche iniziativa, anche natalizia e non solo, anche magari proiettata nel tempo, iniziative legate allo spettacolo, anche questo è un modo di fare cultura, di promuovere il territorio. Ecco, vedo che questa amministrazione programma molto, non è un'amministrazione, come dire, che opera in maniera estemporanea, cioè mentre ci è capitato, e lo dico con amarezza, che a noi il cartellone estivo è iniziato, in molte volte a Taranto il cartellone estivo inizia a fine luglio o i primi di agosto, quando ormai la stagione estiva è già partita. Invece occorre preventivamente, ma già 5-6 mesi prima, programmare quello che si farà dopo. Sì, ma infatti lei dice esattamente il lavoro che stiamo svolgendo, anche grazie alla collaborazione della signora Anna De Marco, che per me è fonte inesauribile, è uno storico veramente, una persona che conosce benissimo il nostro territorio, e le posso garantire che sono poche le persone che hanno questa... E Napoli è la città che amo. Infatti, e quindi come lei appunto diceva, sicuramente per Natale abbiamo veramente tante iniziative, anche con i pochi soldi, ecco, questo è importante. Le nozze, perché i fichi secchi, ebbene sì, però sono sempre buoni, e quindi la prossima volta ce li porti, sicuramente. Guardi, sicuramente, e a parte insomma la programmazione, come le dicevo, del Natale, abbiamo tante belle iniziative, tra cui una che in questi giorni stiamo proprio portando a termine con un nostro carissimo amico. Il 23 dicembre faremo grandi spettacoli nella piazza centrale di Crispiano, e quindi insomma, per dare appunto un po' di l'idea della festa, ecco, sia per i bambini che per i grandi, quindi ci sarà veramente questo spettacolo che prenderà un po', ne sono certa che verranno anche dai nostri paesi limitrofi. E poi, ritornando, ci sarà l'apertura del nostro teatro, che è una parte integrante, fondamentale del paese, perché come le dicevo prima, le nostre associazioni lavorano molto sul territorio e hanno già programmato varie iniziative da svolgere poi nell'ambito teatrale. Invece, per quanto riguarda, io posso già dare una data: il 19 gennaio
grande collaborazione con una masseria veramente di tutto, insomma, io credo che sia veramente il top. Già il nostro, abbiamo voluto dare questo. Qual è questa masseria? La Mastuola. Ah, ecco, abbiamo voluto dare un nome che già entrando in questa masseria. L'emozione dei sensi, faremo in questo, in questa location una, diciamo un evento, un grosso evento, vogliamo appunto invitare degli ospiti d'eccezione per questa serata, perché devono conoscere bene il nostro territorio, con la collaborazione del, come le dicevo prima, il sindaco parlava del pomodorino giallo, del progetto Slow Food, che è fondamentale, quindi aggregare la, la masseria, che devo dire che di masseria è qualcosa di eccezionale, per chi conosce la Mastuola è veramente il fiore all'occhiello, con l'arte, con l'enogastronomia, la vinicoltura, perché insomma loro sono bravissimi, sì, tutto ciò che è, e quindi insomma sarà una serata veramente eccezionale. Dobbiamo ringraziare Forim di Angelo Marzia che, che ci sta ospitando nella sua sede, nella sua attività commerciale qui a Crispiano, Corso Umberto 235E. Forim vendita ed assistenza caldaie a gas, climatizzatori, per i controlli relativi alle caldaie a Taranto e provincia, affidatevi all'esperienza di Forim, da oltre 20 anni il migliore amico delle caldaie. Scopri appunto il vantaggio di portare un amico, e ricordiamo che c'è l'obbligo sancito dalla legge relativo appunto alla manutenzione degli impianti termici, infatti i responsabili degli impianti termici hanno tempo dal 15 ottobre 2016 al 30 aprile 2017 a provvedere appunto ai controlli previsti dalla legge. Superata questa data incorreranno nel rischio di essere appunto passibili di multe. E ricordiamo, ringraziamo, dicevo, Forim perché ha avuto la sensibilità di voler contribuire alla realizzazione di questa trasmissione, promuovendo il territorio crispianese, facendo crescere Taranto e la sua provincia. Bene. Ritorniamo da Anna De Marco, guida turistica ufficiale del Comune di Taranto. Parliamo dei di Crispiano. Vede? Questo è un lapsus freudiano. Si sta già parlando del futuro, praticamente. Questo è un lapsus freudiano, vi giuro, ve lo giuro su quanto di Tuccano. E chissà, un segno del destino, magari facciamo una... Sindaco, quando si rivota a Crispiano? Nel 2018. 2018, però devi fare... io sono convinto e... che farà anche il secondo mandato, dopodiché dopo due mandati non ci si può più candidare a Crispiano, per cui la possiamo importare a Taranto. Prego. Allora, dicevo, no, i programmi turistici. Allora, intanto volevo un attimo parlare, a parte i programmi, voglio dire, i nostri itinerari, ma anche dei servizi, no, che ruotano intorno agli itinerari turistici, che sono diversi. Noi abbiamo, ovviamente parliamo di masserie, l'Antonella ha menzionato la masseria Mastuola che è un'eccellenza per quanto riguarda, voglio dire, le produzioni vinicole, però altre masserie, parliamo anche del consorzio, perché il consorzio è nato nel 2007, è quello che fino a oggi, voglio dire, ha prodotto turismo con camere. Noi abbiamo circa, possiamo contare nel territorio circa 320 posti letto, per cui siamo una cittadina che non può accogliere i grandi flussi turistici, però sicuramente un certo tipo di turismo, e siamo attenzionati molto per quanto riguarda questa particolarità. Io stamattina parlavo con il proprietario della masseria Pilano, che è stato ad Arezzo perché si è svolto un meeting sugli agriturismi. Pilano è un agriturismo Italia, per cui hanno avuto moltissima attenzione per quanto riguarda proprio il nostro territorio, e devo dire che mi è stato detto che la regione Puglia era assente, cioè l'unico agriturismo presente era un agriturismo di Crispiano, e questo ovviamente ci fa molto piacere. Parlando dei servizi che ruotano intorno alle visite guidate, devo dire che sono molteplici. Ogni masseria poi, voglio dire, offre cose diverse, per cui poi c'è anche un gruppo di persone che si occupa di portarli avanti questi servizi. Possiamo parlare di 100 masserie in tour,
ma abbiamo comunque il consorzio delle 100 masserie che da anni, dal 2007 da quando è nato, promuove questi servizi turistici, ma soprattutto è nato per potenziare e rivitalizzare l'offerta turistica. Devo dire che siamo attenzionati anche da tantissimi tour operator in questo momento, grazie proprio alla particolarità del nostro territorio, a queste eccellenze che abbiamo nel territorio. Questo è un territorio che comunque piace, noi cerchiamo di promuoverlo veramente a 360 gradi, ci impegniamo tutti i giorni, abbiamo un ufficio al comune, proprio un ufficio turistico che si propone proprio di illustrare a chiunque ci chiama quali sono, voglio dire, i nostri servizi, i nostri itinerari. E poi la cosa bella è che noi gli itinerari li personalizziamo in base proprio a quelle che sono le esigenze dei nostri visitatori. Parlando dei servizi nello specifico, mi viene in mente la masseria Francesca con l'Accademia Arte Equestre del Moro di Puglia, un successo grandissimo l'ha avuto quest'anno, almeno nel periodo estivo, le visite guidate in carrozza. Naturalmente le visite guidate in carrozza che, voglio dire, organizzata con i cavalli murgesi, abbiamo portato in giro turisti belgi, svedesi e italiani anche. Questo ha avuto un grandissimo successo ed è una cosa che facciamo solo noi qui. E poi le degustazioni dei vini alla masseria Mastuola, i laboratori del latte alla masseria del Duca, la splendida masseria Le Mesole, la masseria Pilano, queste sono tutte grandi eccellenze del nostro territorio. Bene. Abbiamo parlato di Crispiano, però io vorrei anche aprire una piccola parentesi, stiamo parlando di promozione del turismo. A Taranto, nonostante certe difficoltà istituzionali, però c'è il mondo dell'associazionismo, il mondo dell'associazionismo sportivo, che cerca di fare il possibile e l'impossibile per promuovere il territorio e sfruttare una risorsa, che è quella della risorsa mare. Perché sto dicendo questo? Perché dico, Crispiano fa tanto, ma a Taranto ci sono uomini e donne di buona volontà, che ovviamente, quando si parla di impegno per il territorio, ovviamente qui non esistono il comune di Taranto, di Crispiano, esiste l'amore appunto per il territorio. Mi riferisco al primo trofeo femminile di Voga, che si è tenuto nella città di Taranto domenica 13 novembre con partenza dalla pensilina Liberty. Un modo, dicevo, per fare crescere il territorio, per dare importanza, enfasi a questa disciplina sportiva, ma anche per valorizzare la risorsa mare. Sono partiti appunto dalla pensilina Liberty, e c'è stata appunto una gara di specialità voga in piedi su gozzi a due remi riservata, udite udite, ai soli equipaggi femminili. Mentre si dice in generale che la voga, uno pensa, sia solo appannaggio dei maschietti, no, ci sono anche le donne. E questa è la caratteristica, che è la prima volta che a Taranto si svolge un trofeo di voga appunto unicamente rivolto alle donne. È stato ideato dalla polisportiva Vogatori Taras e l'appuntamento è stato fortemente voluto dalle sue vogatrici, campionesse del trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio di voga specialità lance a 10 remi. Il presidente appunto della polisportiva è appunto Luciano Luparelli. Ecco, ho voluto aprire questa parentesi prima di congedarci con gli obblighi pubblicitari, proprio per far vedere, per far capire che le risorse ci sono, il bene mare c'è la volontà, devono essere anche le istituzioni a fare un po'. Ecco, abbiamo parlato di masserie, non potevo non pensare alla mia e alla nostra Taranto, tanto sofferente, ma io quando guardo quel mare, quando proprio stiamo registrando oggi che è mercoledì, la trasmissione va in onda ovviamente, sta andando in onda di venerdì, e oggi era una giornata bellissima, un clima secco ma un sole meraviglioso. Dicevo, abbiamo un mare fantastico e non lo sappiamo apprezzare. Beh, prendiamo spunto da questi amici della voga femminile. Pubblicità a tra poco.
Bene, rieccoci in studio, terza parte di Polifemo, ci stiamo occupando di Crispiano, ci stiamo occupando di turismo e di promozione dello stesso territorio. Riprendiamo il giro dal sindaco di Crispiano, il dottor Egidio Ippolito. Una Crispiano, dicevo, proiettata in direzione, in chiave europea. Lei nei giorni scorsi ha avuto un incontro istituzionale a Malta con i paesi dell'Eden, appunto ricordiamo l'Eden, European Destination of Excellence, un incontro che proietta Crispiano in una dimensione internazionale, perché andare a Malta e incontrare vari rappresentanti di realtà europee significa che ci sprovincializziamo e veramente diamo una dimensione sovranazionale. Ed è giusto, dottor Abbate. Parliamo di questa iniziativa di Malta, così come di altre iniziative in chiave europea. Giustamente, chiave europea. Una bella notizia, prima di tutto per noi, perché pure per far capire ai telespettatori che cos'è Eden, no? Noi nel 2015 partecipiamo a un bando europeo, European Destination of Excellence, dove solamente, diciamo anche un bando blindato se vogliamo, sotto 15.000 abitanti, con un'identità turistica non alta, pertanto abbiamo tutte le credenziali. Tra l'altro c'erano due tematismi importanti, enogastronomia e turismo. Ogni anno c'è questo bando. Noi abbiamo partecipato, bisogna dire, anche con tutta la tradizione che ci portiamo dietro da tantissimi anni. Devo dire che la Prologo ha fatto moltissimo anche tutti questi anni, perché all'interno di questa programmazione, seguita appunto da sempre dalla stessa Anna De Marco e Cristina Maggi, che sono stati un po' i due perni che hanno confezionato tutte le schede che venivano richieste a livello europeo, hanno messo tutte le manifestazioni del passato, tutte quelle manifestazioni che a Crispiano hanno attirato un forte pubblico in tutti questi anni. Già a considerare il presepe vivente di Crispiano, che è nato nel 1985, e nelle grotte del Vallone di cui parlavo all'inizio, insomma, sono passate milioni di persone, milioni. Poi Crispiano è stato anche lo stimolo per altre realtà, e oggi ci ritroviamo a vivere tante realtà che fanno vivere la propria comunità attraverso il presepe vivente, e c'è un surplus di presepi viventi. Io ho conoscenza anche addirittura di due presepi viventi nello stesso paese, ma poi c'è anche l'eccesso che non piace. Però ci sono le gelosie, no? Così come una parentesi, giusto per tutti siamo favorevoli, no? A che l'aeroporto di Grottaglie voli, decolli con i voli civili. E a tarda abbiamo 10, 12, non so quante associazioni. È un fatto positivo. La cosa brutta è che ci sono le gelosie tra le associazioni. Allora, lo stesso giorno in cui l'associazione X sta facendo l'iniziativa X, l'associazione Y sta facendo un'altra iniziativa lo stesso giorno e la stessa ora. Ditemi voi a cosa serve. Poi ci lamentiamo che non ci danno un aeroporto. Era uno sfogo, un parlare ad alta voce, un pensare ad alta voce. Prego, sindaco. E adesso sommessamente ricordiamo il presepe vivente, invece, che è stata questa che bella sta che sta sulla terra, tra l'altro, che ha avuto questa possibilità di essere anche ascritte tra le manifestazioni importanti della regione Puglia proprio negli anni 90, quando c'era veramente poco da vedere in giro, e noi abbiamo sfruttato, come già detto anzitempo, anche le Grotte del Vallone, che sono state la location ideale per fare quella realizzazione. Questo è stato inserito anche all'interno di queste schede presentate in Europa. Poi ci sono state anche altre sagre, anche di belle associazioni come Amici da Sempre, con le sagre di Gauri Kiashkwand, le guide stesse turistiche realizzate con il consorzio del Centro Massimo. Insomma, una serie di cose messe all'interno di queste schede che ci hanno dato la possibilità di far diventare Crispiano una delle 5 eccellenze d'Europa in Italia. Considerate che è l'unica al centro-sud Italia, perché l'altra più prossima a noi è a Guardia Grele, in provincia di Chieti. Che succede con Eden? Che noi andiamo in Europa aprendo questa finestra virtuale su questo vecchio continente, e pertanto Crispiano, anche se non è la Ostuni o la Martina o l'Albero Bello, che ha già delle sue caratteristiche per la quale non c'è bisogno di fare tanto battage turistico, come si usa dire, il marketing territoriale, una realtà per la quale devi inventarti delle cose e poi portarle avanti. Noi
abbiamo avuto questa grande capacità, sfruttando anche il territorio delle 100 masserie, che è un brand che ha sempre funzionato già dal 1988, facendo diventare questa realtà. E allora, avendo questa possibilità, tu ti confronti con altre realtà, non con i paesi vicinori, Montemessola, Statte, Massafra o anche la stessa Martina, ma con gli altri stadi. Allora, gli appuntamenti Eden in Europa, che significa che tutte le realtà caratterizzate dall'Europa con il progetto Eden si riuniscono in ogni posto. Quest'anno è successo il mese scorso nella bellissima Malta, che io non conoscevo, ma bellissima, che ho avuto, bella, molto bella, anzi io sono rimasto meravigliato. Stavamo alla fine di ottobre, quando le spiagge sì, piene di stranieri. Mi pare, mi corregga, che ci sono anche i voli diretti, se non ero, sì, per Malta. Vita, come costo della vita, è abbastanza abbordabile. Diciamo che come quella nostra italiana, insomma, i voli sono buoni, però una pizza te la fanno pagare 10 euro. Per comunque, per dire, una pizza, però è bellissimo. Bellissimo perché dal 28 di ottobre, insomma, là tutti quanti facevano il bagno. È un fatto positivo perché comunque è pure bella come città, perché poi ci hanno dato la possibilità di visitare tutto Malta, insomma, con la Valletta, Villa Rosa, insomma, tutte queste bellissime realtà. Perché? Perché anche Malta ha pensato bene di partecipare a questo progetto Eden, e 6 comunità messe insieme hanno vinto, appunto, sia Winner 2016, pertanto tutti là. E la cosa più bella è stata quando si alternavano al tavolo della presidenza tutti i paesi che facevano vedere le proprie situazioni belle. Crispiano ha fatto questo. E questa, dottor Abbate, vedere gli occhi degli stranieri, fare ammirare questo spot che avete già fatto, che fate vedere. Ma qui c'è un altro, se sì, non ho annotato male. Infatti, finisca, perché sì, sì, no, perché per dire che ormai in Europa si parla anche di Crispiano. Certamente io parlo con tanto entusiasmo, perché essendo anche figlio di questa terra la devo esaltare, come dovremmo fare tutti quanti, Taranto compresa, e i tarantini anche, che dovrebbero amare un po' di più la loro terra. Noi siamo esageratamente innamorati della nostra terra, lo vogliamo dire a tutto il mondo. Ecco perché siamo qui ad amministrare, perché non lo facciamo per un fattore politico, perché la gente ha capito che forse noi oggi andiamo in avamposta per far conoscere questa terra in tutto il mondo. Andare a Malta e insieme alla Finlandia, alla Lettonia, all'Estonia, il Belgio, la Francia, tutti presenti, una piccola comunità del sud Italia a dire ci siamo anche noi, guardate, una bellissima soddisfazione che voglio condividere con Crispiano in primis, ma con tutta la provincia di cui abbiamo già parlato. E noi, proprio perché lo vogliamo condividere con tutti, se non ho annotato male, ne parlavamo prima, ho annotato grazie alle precisazioni della nostra guida Anna De Marco, su YouTube, scrivendo Eden your best experience, noi troviamo la foto, l'immagine di Crispiano tra le tante città, appunto, dell'Eden. Crispiano, città europea. Bene, e ritorniamo da Antonella Miccoli, delegata alla cultura, al commercio e allo spettacolo. Beh, tante sono le difficoltà del territorio, parliamo anche di economia, di commercio, però qualcosa si muove. Sì, qualcosa si muove perché... Lei dal suo... ecco, lei vive, diciamo, una duplice veste, quella di operatrice commerciale e quella di amministratore pubblico, per cui chiaramente chi meglio di lei può conoscere gioie e dolori di chi opera commercialmente. Sì, però dico, tutte queste cose fanno sì che il territorio cresca. Certo. Cioè, se io vado su YouTube e vedo Crispiano e io mi faccio un giro in Puglia, io sono attratto da questa bellezza e vengo a Crispiano. Ma quando vengo a Crispiano vado ad alloggiare nel bed and breakfast, vado ad alloggiare nella masseria, vado a mangiare la pizza nel locale tal dei tali, vado a consumare al bar. È tutto un meccanismo virtuoso.
Infatti, anzi io vorrei approfittarne, signor Luigi. Luigi, il signore Luigi, sta in cielo. Vorrei approfittare anche per mandare un messaggio a tutti coloro che in questo momento ci stanno vedendo e ascoltando. Noi come amministratori abbiamo voluto dare un input maggiore alle attività commerciali. Come appunto lei diceva, io essendo una commerciante vedo e conosco bene le cause e insomma le problematiche che ogni giorno ci sono nell'ambito commerciale, tant'è che forse per la prima volta questa amministrazione, la nostra amministrazione, si è mossa, e devo dire che siamo stati tutti coesi in questa decisione per poter incentivare proprio le attività commerciali soprattutto nella zona centrale del paese, perché non c'è cosa più antipatica che portare, ecco, Anna si occupa di portare in giro i turisti nel momento in cui hanno fatto una bella passeggiata all'interno delle masserie, è bene che ci sia poi un bel passeggio anche nella zona centrale. Il centro, il borgo, il cuore. E il biglietto da visita. Infatti, quindi cosa insomma importante è trovare le saracinesche aperte. Purtroppo, dato quello che accade, spesso e volentieri i nostri centri storici hanno le saracinesche chiuse. Quindi per incentivare i nostri, insomma, chi ha voglia di aprire una nuova attività, un piccolo impegno da parte dell'amministrazione del comune è quella di dare per il primo anno di attività un incentivo, e cioè il fatto di non pagare la Tari per il primo anno è già un buon segnale. Mette i bonus, no, per le aziende che assumono e quant'altro, un comune nei limiti. Certo, nei limiti, infatti. Però è una boccata d'ossigeno avere già, certo, uno sgravio, un incentivo fiscale. Un incentivo. E questo, insomma, tutto sommato, molto lentamente, che sia chiaro, però un piccolo segnale l'abbiamo anche avuto. E comunque non bisogna mai abbassare la guardia, no? Nel senso che comunque grazie sempre, io lo dico sempre, un paese senza le attività commerciali, e io credo che non ci sia cosa più brutta, si spegnerebbe veramente la luce. E invece le nostre attività, quelle esistenti, sono sempre molto presenti anche nella collaborazione dei nostri eventi. E poi, ripeto, e questo aiuta parecchio, insomma, il nostro. Completiamo questo primo giro con Anna De Marco. Ecco, vediamo un po' la risposta turistica che ha ricevuto Crispiano. Beh, siamo nel mese di novembre, è trascorsa abbondantemente l'estate. Ecco, se noi tracciamo un bilancio 30 settembre, già si può fare un bilancio, ma poi io dico l'altro obiettivo del turismo è quello della destagionalizzazione. Anche questo, se poi consideriamo che questa destagionalizzazione noi la possiamo realizzare anche perché in tanti momenti Crispiano offre tantissimo a livello culturale, a livello di tradizioni, a livello di eventi, beh, la destagionalizzazione è una cosa più che praticabile. Assolutamente sì, infatti si lavora anche per questo. Noi in questo momento stiamo facendo la programmazione, perché insomma questi sono i mesi in cui si programma. Per quanto riguarda il flusso turistico, abbiamo avuto più stranieri quest'anno rispetto agli anni passati. Ecco, la cosa che volevo sottolineare è che le richieste arrivano direttamente, non tramite agenzie, tramite i turisti, direttamente dalle loro sedi, dalle loro città. E questa è una cosa importante. Non c'è il filtro del tour operator, diciamo, ecco. Dicevo prima. La gente vede Crispiano, dico per dire, va su internet magari, vede, dice questa città mi piace. Non necessariamente arrivano anche attraverso a te. Turista, no, al P-Tour. Ecco perché, come le dicevo prima, il nostro territorio con i 300 paesi non è un territorio dove arrivano flussi enormi di turisti, perché non li potremmo neanche accogliere. Però ci sono turisti che cercano alcune cose e che qui trovano, quindi direttamente nelle masserie, direttamente a noi, ripeto, anche come uffici, quindi come consorzi, come masserie in tour, insomma con chi si occupa di questo, noi ovviamente,
e arrivano direttamente. E questa è una cosa che ci fa piacere, perché non necessariamente... Da quale provenienza, da quali paesi? In realtà abbiamo avuto il Belgio abbastanza presente, il Belgio abbastanza presente. E comunque i francesi, Nord Europa arrivano direttamente nelle masserie, e poi ovviamente con le masserie didattiche la presenza di tanti studenti. Quindi ci sono masserie che hanno realizzato 7.000 visite nel periodo delle visite scolastiche, certo. Mi sembra una cosa abbastanza rilevante. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità, ma dobbiamo ringraziare Forim di Angelo Marzia, vendita ed assistenza caldaie a gas, climatizzatori. Crispiano, Corso Umberto 235E. Per i controlli relativi alle caldaie di Taranto e provincia, affidatevi all'esperienza di Forim, da oltre 20 anni leader del settore, il migliore amico delle caldaie, e scopri, come recita lo spot, il vantaggio di portare un amico. Ricordiamo che per quanto riguarda i controlli relativi alle caldaie c'è un obbligo normativo, infatti i responsabili degli impianti termici hanno tempo dal 15 ottobre del 2016 al 30 aprile del 2017 a provvedere ai controlli previsti dalla legge. Infatti dopo questa data si può abbattere la mannaia del rischio delle multe, quindi evitiamo questi rischi, risparmiamo soldini evitando di incorrere nelle multe serviamoci di professionisti qualificati come lo è appunto Forim. E ora ce ne andiamo in pubblicità. Bene, quarta parte di Polifemo, sarà l'ultima parte relativa a Crispiano, poi ci sarà una appendice relativa allo sportello del cittadino con segnalazioni, con una campagna che stiamo facendo insieme al consigliere di parità della provincia, iniziative contro il fenomeno, per arginare il fenomeno del bullismo e quant'altro, ma questo è un altro discorso. Torniamo dal sindaco di Crispiano, il dottor Egidio Ippolito. Sottolineavamo la necessità di rendere appetibile il territorio, e lo si rende appetibile innanzitutto con tutta una serie di iniziative, di lavori pubblici. Crispiano è un cantiere. Facciamo un po' il punto, ovviamente in maniera abbastanza concisa, degli ultimi 6-7 mesi di attività proprio amministrativa relativa alla vivibilità del comune, e poi quello che avete in programma. Grazie per questa opportunità che ci date. Prima di tutto voglio dire una cosa importante. Oggi è diventato difficile amministrare per un semplice motivo, perché siamo sempre con la spada di Damocle sul collo, per le incertezze che ci sono economiche, ma soprattutto invece per le cose da rispettare. C'è il maledetto patto di stabilità. E anche questo che non ti dà la possibilità di poter sforare appunto il patto e andare anche oltre. Però nonostante tutto, credo che ci sono delle peculiarità di cui interessarsi. Noi è capitato proprio con il nostro avvento in questa comunità come giovani amministratori di risolvere tante problematiche che sono diffuse in tutta Italia, come la sicurezza nelle scuole. Allora è chiaro che un politicante, no, di cui siamo a conoscenza tutti quanti, vuole far vedere, giusto, l'apparire, però ci sono delle situazioni dove c'è la precarietà anche della sicurezza, sulla quale bisogna fare anche degli investimenti, e se uno lo fa nel passato lo deve fare poi che per congiunzione amministrativa lo deve fare per necessità. E beh, dottor Abbate, noi abbiamo avuto una serie di difficoltà quando ci siamo insediati come amministrazione. Avevamo tutte le scuole, parte sulla quale non vogliamo manco ritornarci, per la situazione era quella che era, per la quale devo dirlo, magari non tutti gli ascoltatori, degli spettatori vorranno sapere, però lo dico io da subito, un sindaco che viene un'esperienza nel sociale, non sapeva di contabilità, è chiaro che si è rivolto a un suo riferimento importante, era l'assessore Paciulli, per la quale ha detto come sono i conti, stavamo in una situazione disastrata, però ha detto se dovessimo andare in dissesto noi alzeremmo le tasse a tutti i cittadini. E come avete fatto? Su sua indicazione, perché la persona più esperta che avevamo, abbiamo detto ce la possiamo fare, bisogna ridurre i costi, bisogna ridurre le spese, insomma.
bene abbiamo fatto all'epoca, non sappiamo poi che cosa accadrà dopo, perché mi permetterete di fare qualche intervento, perché credo che quelle cose che dico io servono anche per gli altri amministratori che amministrano nella stessa maniera, perché poi Crispiano è uguale a Massafra, uguale a tante altre realtà. Fatto sta che comunque poi quando tu non fai dei servizi, specialmente di carattere di sicurezza, come nelle scuole, poi arrivano anche i procedimenti penali. Io all'inizio del mio mandato ho dovuto subire 3 procedimenti con delle sanzioni pecuniarie, per la quale io non avevo nessun interesse, perché per intenderci venivo in una situazione totalmente diversa. Per portare avanti i progetti abbiamo dovuto fare degli investimenti per mettere in sicurezza le scuole, altrimenti si rischiava di fare chiusura delle scuole. Immaginate che significava, insomma, per tutte le scuole di Crispiano che non avevano il CPI, il certificato di prevenzione incendio, che è la cosa basilare per una scuola. È vero anche che in Italia il 60% stanno tutti così, per pur vero anche che in una città dove ci vuole, si programma un futuro migliore, è chiaro che la sicurezza nelle scuole è la cosa fondamentale. Purtroppo i politici queste cose qui non le fanno solitamente, perché non si vede. Sono dei lavori dove fai degli investimenti importanti per la quale poi alla fine non vedi il risultato. Noi abbiamo fatto questo, pertanto c'è stata una risoluzione. La cosa bella è stata ed è che in genere poteva essere, no, come dire, una pezza a colore quella di non fare niente, di dire siamo quasi sull'orlo del dissesto, non possiamo fare niente, la città si paralizza, come è accaduto a tanto. Invece no, nonostante le difficoltà si è stretta la cinghia, si sono, da buon padre di famiglia uno dice riduciamo i costi, però questo non è un motivo per dire allora fermiamoci e piangiamo il morto, no, rimbocchiamoci le maniche e promuoviamo il territorio. Accadono queste cose, è tutto un fatto a catena. Qui quando ci hanno dato delle problematiche i vigili del fuoco, hanno detto o fate dei lavori necessariamente in questo periodo, eravamo noi freschi freschi di amministrazione, altrimenti chiudiamo le scuole. Nel frattempo comunque hanno chiuso lo stadio comunale, il cinema comunale, insomma qua stavamo in un paese incessato, non i terremotati del centro Italia, qualcosa di peggio, per la quale bisognava rimboccarsi le maniche. E piano piano questa piccola giovane amministrazione ha iniziato a mettere tutto a posto. Le scuole a 31-12-2016 saranno tutte pronte, pertanto da essere uno dei tanti comuni magari con questa situazione disastrosa nelle scuole, saremo forse il primo comune della provincia d'Italia ad avere tutti i CP, tutta la sicurezza più assoluta per i giovani, per i ragazzi, che poi sono i nostri figli e sono anche il futuro. Abbiamo riaperto lo stadio comunale. Siamo riaperto il cinema comunale, il cinema che da 6 anni è chiuso, pertanto per ridare, come diceva anche Antonella Miccoli, alle attività culturali, che è il cuore anche pulsante di una comunità. Abbiamo fatto una serie di progetti importanti, pavimentazioni ogni genere, una piazza nuova, anche se questo era un vecchio progetto che abbiamo continuato noi come amministrazione, tutta una serie di cose importanti, sulla quale vorrei ritornare sulle grotte, dottor Abate, che non è un pallino dell'attuale sindaco che ci vive là fisicamente dal 1985, perché l'ho detto all'inizio, insomma è stata una delle prime importanti attività che abbiamo fatto, pulizia delle grotte, è il cuore del paese, cioè lì nel 1200 sono arrivati i primi monaci basiliani, è stato il cuore pulsante anche della città. E come si può fare turismo se tu prima non metti in risalto quella che è stata la storia proprio di un paese? Nella Gravina, nelle Grotte del Vallone, noi siamo riusciti a captare 1 milione di euro, per la quale stiamo valorizzando le grotte, come ho detto all'inizio. Ma che cosa accadrà nel frattempo? C'è un'altra nuova villa dove daremo la possibilità, addirittura una zona eventi legato alle grotte, tutto a LED. Ecco perché il sogno, il mio sogno, il sogno che poi io giro e trasmetto a questa comunità, di avere a Crispiano il primo centro storico rupestre di Puglia, un po' come è successo a Matera. Ecco perché tutto dietro, una cosa dietro l'altra, perché si sta lavorando, nonostante la situazione disastrosa. È chiaro che lo devo dire a tutti quanti, la situazione sta cambiando quotidianamente, perché dottor Abate, lo dico come sindaco, io non sono uno legato a un partito, anche se ho le mie simpatie logicamente, però ogni giorno vivo la quotidianità, ogni giorno arriva la gente che ha sempre più fame, perché è una situazione disastrosa, a Crispiano come in tutti gli altri posti. Noi per il momento non abbiamo i problemi dei migranti, ma io lo dico in maniera molto chiara, non abbiamo tra l'altro ospitalità, ma forse anche un fatto positivo per questa comunità, perché
Se è vero ciò che è vero, che in tutti gli altri posti ci sono dei problemi sostanziali, perché vivere con gli immigranti, sapendo anche che abbiamo gli italiani che hanno necessità di avere un riferimento dello Stato che non abbiamo, è un fatto negativo. E un sindaco, queste cose qua, se le porta dietro, perché il sindaco sente un po' come dicevi tu prima. Leviamo questi dottor Luigi ed Egidio. Come dicevi tu prima, tu devi dare la risposta alla tua comunità, e se non sei in grado di rispettare una richiesta di una povera famiglia che umilmente ti viene a chiedere 5 euro per fare la spesa quotidiana, certo, tu non potrai mai far capire a quella famiglia che invece i migranti gli diamo, non a loro, ma alla struttura che li ospita, 40 euro al giorno. Ma è una situazione drammatica, certo. Io non so come fanno gli altri sindaci, noi certamente fino adesso... Perché poi molte volte io dico, no, su questo, sulla terra siamo tutti uguali, bianchi, neri, rossi, non esiste il colore di etnia, colore di pelle, etnia e tanto, però è giusto aiutare gli extracomunitari, giusto anche prioritario, no? Io dico sempre, perché poi molte volte quando uno fa questi discorsi, qualche ben pensante parla a sproposito di razzismo, allora io dico, no? Un padre di famiglia dà da mangiare ai propri figli, se può è giusto che dia anche da mangiare a chi non può, a chi è estraneo rispetto alla famiglia, e va fatto, ci mancherebbe, però prima devi dare da mangiare ai tuoi figli, no? Perché se no i tuoi figli che cosa dicono? Dico, papà scusa, ma io sto a digiuno e arriva l'altro da fuori e mangia, cioè non bisogna essere ipocriti. Penso che sia un discorso lineare, è giusto ciò che dici perché è la verità. Pertanto siamo passati di palla in frasca, ma questo passaggio andava fatto perché credo che sia il pensiero di tutti gli italiani. Noi siamo delle persone straordinarie, l'italiano è stato sempre ospitale, però io lo dico come sindaco adesso, non come un cittadino di questa terra, uno qualsiasi che magari dietro una tastiera di tutto ciò che pensa. La realtà è amara, e allora noi che abbiamo, ci sentiamo come figli anche i cittadini della comunità, dobbiamo pensare prima ai cittadini, perché la situazione, lo riconfermo, non è quella che si può apparire, è molto molto peggio di quanto si possa immaginare. Ma parlando di argomenti più simpatici, ecco, Antonella Miccoli, mentre registravamo, tra un'interruzione pubblicitaria e l'altro, sentivo di alcune iniziative anche in ambito musicale. L'uccellino ha colto e ora... Beh sì, in effetti, come le dicevo prima, l'arte è fondamentale, ma l'arte è vista a 360 gradi, e la musica è... Io anche prima che diventassi amministratrice ho già organizzato degli eventi coinvolgendo soprattutto i giovani con dei concorsi musicali, sono state delle bellissime esperienze, delle serate veramente... devo dire veramente belle, perché il giovane, io sono molto legata ai ragazzi, quindi spesso e volentieri le mie iniziative sono sempre inerenti ai giovani, tant'è che, come appunto mi collego anche al nostro sindaco, si parla di scuola, e anche nell'ambito scolastico proprio in questi giorni ho appunto portato dei progetti che vorrei fare nell'ambito scolastico con i bambini, con gli adolescenti, quindi portare il teatro, che so, quest'anno abbiamo il 4, Shakespeare compie 400 anni della sua, e quindi portare il teatro e magari insegnare ai bambini cosa significa, non soltanto, ecco, la recita in sé per sé. E quindi voglio coinvolgere i piccoli sia nell'ambito teatrale, ma anche nell'ambito della musica, e perché no, ritornare anche un po' alle vecchie tradizioni, riportare il carnevale, non solo quello estivo, che per noi ormai è diventato una parte importante, una settimana di festa nel mese di luglio, ma anche il carnevale invernale, perché i bambini hanno bisogno di festeggiare, hanno bisogno di... Quello a febbraio, sì. Ora quando cade è febbraio, questo mese? Sì, e quindi insomma riportare nelle piazze, oltre che le attività commerciali, anche la gente. Quindi quando ci sono le feste dei bambini ci sono anche i genitori, i nonni. Sto cercando di lavorare anche su questo. Perfetto.
E completiamo questa parte di Polifemo su appunto Crispiano con Anna De Marco. E allora, tanti anni di esperienza, tanti chilometri percorsi, il suo sogno nel cassetto, cioè, meglio, da operatrice e da amante del territorio, cosa vorrebbe vedere? Tanti turisti, ma proprio tanti, non solo nelle masserie, nel centro storico, nei negozi. Quello è il mio sogno, cioè io veramente ho lavorato tanto, sono 30 anni che sono impegnata in questo lavoro, di gente ne ho accompagnata tantissimo. Non mi è mai mancato l'entusiasmo, perché io credo fortemente in questo territorio, sono delle eccellenze, e mi rivolgo anche a chi ci ascolta. Dobbiamo sentire un po' di più il senso di appartenenza al nostro territorio, perché questo poi ci mette nelle condizioni di essere più entusiasti quando promuoviamo qualcosa. E se promuoviamo il territorio, lo sappiamo promuovere bene, con entusiasmo, il messaggio che passa è sicuramente positivo. E non si stanca mai. No, io non mi stanco mai. Perché uno potrebbe dire, no? L'insegnante, no? Che dice, a furia di ripetere, no? Perché ogni turista che viene, ogni percorso ovviamente, però forse ci si arricchisce confrontandosi, interagendo con esperienze. E le posso dire che è una cosa straordinaria, quello di riuscire poi ad avere poi dalle persone, dai turisti, voglio dire anche la gioia negli occhi, cioè di vedere delle cose diverse, perché questo è un territorio veramente che merita. A proposito, volevo ricordare una cosa, perché abbiamo avuto con il sindaco un incontro qualche mese fa con Orienteering. Orienteering è una cosa straordinaria, che è uno sport intanto, e che avrà a maggio qui nel nostro territorio. Però vorrei che questa cosa la dicesse il sindaco, perché noi abbiamo avuto un incontro con il presidente, ma perché Crispiano probabilmente è candidata proprio ai campionati del 2018, quindi è una cosa assolutamente... 2018 di? Campione italiano di Orienteering. E perché, ecco perché, come non si può essere entusiasti in un territorio? Questo... Posso fare una battuta, sindaco? Ah, poi chissà che cosa mi succederà. Meno male che non ci sono i grillini, sennò magari lo bloccherebbero, dopo aver bloccato le Olimpiadi... Bloccherebbero anche altre manifestazioni. Era una battuta cattiva. Proseguiamo. È un'attività sportiva, un po' come ciò che è accaduto di recente a Tanto, lo Spartan Race, no? Sì. Che arrivano tutto il mondo. E la cosa bella, come diceva giustamente Anna, che quando la gente arriva sul nostro territorio si innamora. E perché si innamora? Perché in effetti questi arrivando a Friuli Venezia Giulia, al Veneto, e c'era anche un rappresentante pugliese, che non era certamente tarantino, hanno visto questo nostro territorio, perché stanno facendo le cartografie, perché l'anno prossimo ci sarà questo grande evento internazionale e arriveranno da ogni parte del mondo e faranno quattro città: Cisternino, Ostuni, Martina e Crispiano. Allora, quando tutti candidi in questa maniera e loro dicono, ma visitando meglio il territorio di Crispiano, di cui avevamo già sentito parlare, tu ti innamori e candidano Crispiano ad ospitare i campionati italiani di Orienteering per 2018. Luigi, come puoi tu non essere innamorato di questa terra se ti offre questo? Lo dico anche alla gente scettica, non dico, ma il turismo a Crispiano, dateci il tempo, perché sino adesso è stato fatto ben poco su questa terra, perché magari si pensavano a costruire palazzi. Ormai i palazzi non se ne possono costruire più e bisogna pensare come poter riempire i palazzi che abbiamo già costruito nel passato. Questa è la verità, questa è la vera politica del territorio e non quella di partita, perché quella facciamo fare a chi è più bravo di noi. Bene, è difficile trovare chi è più bravo di voi. E allora ringraziamo il sindaco Egidio Ippolito, ringraziamo Antonella Miccoli, consigliere comunale di Crispiano, delegato alla cultura, al commercio, allo spettacolo. Ringraziamo Anna De Marco, guida turistica ufficiale del comune di Crispiano. E dobbiamo ringraziare il nostro sponsor speciale per questa puntata, che ha sostenuto, che ha voluto questo incontro proprio per promuovere, per fare il punto della situazione di Crispiano in ambito di turismo. Ringraziamo Forim di Angelo Marzia, a Crispiano, Corso Umberto 235E.
vendita ed assistenza caldaie a gas e climatizzatori. Per i controlli relativi alle caldaie a Taranto e provincia puntate diritto e fisso sull'esperienza di Forim, una esperienza consolidata in oltre 20 anni di attività, il migliore amico delle caldaie. E ricordiamo che è la legge che impone questi controlli, in quanto i responsabili degli impianti termici hanno tempo dal 15 ottobre del 2016 al 30 aprile del 2017, hanno appunto l'obbligo di provvedere a questi, ai controlli previsti dalla normativa. Superata questa data, ovviamente in caso di mancati controlli c'è il rischio di incorrere in sanzioni, in multe. Quindi grazie a Forim di Angelo Marzia. Bene, si completa qui questa parte di Polifemo, questa quarta parte di Polifemo relativa a Crispiano e al turismo. Ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro manderemo una serie di pillole, tra virgolette, quelle senza ticket, le pillole, lo sportello del cittadino, che come sapete è uno spazio mio in cui diamo spazio, scusate il bisticcio di parole, allo sfogo dei cittadini, alle lagnanze, alle segnalazioni, ma anche alle proposte, ma anche al confronto diretto con soggetti di rilievo. E allora avremo per esempio due belle, avremo alcune interviste con l'arcivescovo di Taranto, Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, parleremo con il consigliere di parità della provincia di Taranto del fenomeno del bullismo e ancora le segnalazioni dei cittadini, ma non vi dico altro, restate con noi, pubblicità.